Ciao ragazzi, oggi siamo in una posizione molto molto privilegiata perché voi con Watch Fan vi trovate bene, iscrivetevi e avrete questo e altri contenuti. Noi siamo qua, dentro all'aeroporto, lui lo conoscete perché insieme abbiamo fatto quel viaggio insieme a bordo di uno dei velivoli parcheggiati lassù, laggiù in mostra statica, lo potete vedere sul mio canale. Oggi ci faremo un giro all'interno dell'aeroporto Air Italia per questo evento che sta registrando già parecchio successo qui a Torino, quindi ci sono tutte le aspettative perché si ampli e diventi sempre più importante. Adesso guardate un attimino questi accorgimenti meccanici su uno degli elicotteri esposti, guardate la particolarità. Ora, solitamente voi un elicottero lo vedete tutto chiuso con gli skin come nella carlinga, nella cabina. Guardate la meccanica che c'è dietro un elicottero. Questa è la turbina, una curiosità che vi mostrerò poi anche in seguito, come sono fatti anche i raccordi elettrici, perché questi sistemi di sicurezza con quella tacchetta possono essere paragonati anche con gli orologi. Se voi non chiudete correttamente tutto il connettore, c'è una finestrella rossa che si presenta, ed è una finestrella rossa di cui ho già parlato anche per esempio in precedenza su alcuni orologi, tipo il Martin Baker di Bremont. Poi oltretutto la curiosità è che su questi tipi di motore, sugli elicotteri, si presenta anche un freno a disco, proprio come le automobili, che in pratica va ad arrestare la rotazione delle pale quando l'elicottero atterra. Questo per impedire quindi la rotazione delle pale quando non è necessario. Questa è la turbina, ve la faccio vedere un po' se si può bene. Guardate il collegamento poi allo stabilizzatore posteriore fatto da questo Bowden, che è un'asta, non è telescopica, dove all'interno ci sono poi i cuscinetti per la rotazione fino all'elica posteriore. E come sono calettate poi tutte le tre pale. Il principio di questo motore può ricordare in parte quello di un F-35, perché c'è una turbina posteriore qua che ovviamente serve al velivolo per la navigazione orizzontale, poi c'è un lift engine anteriore che è collegato sempre da cinematicamente per la rotazione il funzionamento del velivolo del decollo verticale. Oltretutto poi il motore posteriore, l'ugello posteriore, è snodato mi pare in tre componenti in rotazione, quindi favorisce poi la portanza al velivolo, perché il getto tende alla ruota di 90 gradi, ecco, 90 gradi ruotando, e quindi sollevando poi il velivolo grazie a questo motore e a quello anteriore. Questo, ragazzi, è un paragone molto a grandi linee, molto sintetico, giusto per capire, per chi non è esperto, e io non sono poi tanto esperto, come è il principio di funzionamento, di sollevamento, di decollo di un F-35. Guardate lassù che bello. Qui c'è il paradiso della meccanica, ragazzi. È per questo che mi piacciono gli orologi e anche gli aerei. Qui gli elicotteri ancora in particolar modo. Guardate lì. Questo è del 1943. Siamo venuti via da Biella un po' di un annetto fa, sembra di Amazzè. Sì. Guardate i rivetti come sono realizzati sulla semiala. Praticamente quelli del bordo d'attacco sono diversi. Guardate come sono realizzati. Testa bombé, ve li ho fatti vedere un po' di volte anche riguardo poi alcuni cinturini, i bracciali degli orologi. Quelli del bordo d'attacco hanno una superficie liscia, quindi svasata, proprio per motivo aerodinamico. Mentre quando poi passiamo sulla parte posteriore cambiano, si passa dalla testa svasata alla testa bombè. Questo per motivi di costo, perché costano anche meno, e quindi lì ci potrebbero essere anche dei sottoprofili, nel senso che se si va troppo in basso con le fresature, e poi bisogna fare delle azioni di correzione
sul processo, quindi di riparazione, perché possono andare a influire sull'aerodinamica. Ventiquattro volte continua. Se ci arriva. Come nel 43, com'era il cruscotto di un caccia. La bussola, accelerometro lassù. Qui abbiamo la parte riguardante i comandi volo, i flap, le radio che sono a disposizione più o meno sempre quella odierna, però oggi tutta questa strumentazione digitale. Un albero motore che deve essere in un certo senso sfalsato, non può essere tutti contrapposti, tutte le vele attaccate, quindi metterlo in fase una meccanica molto delicata. Infatti, ahimè, sono per questioni di raffreddamento, per questioni di meccanica molto delicata, è decaduto l'uso di questi motori qua. Si usano solo più i motori. È meglio senza motore. Senza motore è meglio. Però questo è un destratore. Pensate che la Pratt & Whitney, questa è ancora il produttore che oggi realizza i motori, per esempio, dell'F22. Un motore a circa 115, se non sbaglio, 115 kN, un solo motore, quando invece, non so, a paragone è quello di un Eurofighter, un caccia che potrebbe essere anche equivalente, ne ha 90, 89, 94. Anzi, no, Eurofighter ne ha 84 e 160, mi sembra, 160 un solo motore del Pratt & Whitney di un F22. Questo perché comunque l'F22 è anche molto... molto grande come velivolo. Ragazzi, qui questo velivolo è stato prodotto circa dopo 13 anni dal primo volo controllato al mondo, fatto dai fratelli Wright, ed è un Ansaldo SVA equivalente di quello che è un Eurofighter oggi, nel 1916-17. Guardate i materiali come erano, era completamente in legno, poi le semiali erano in tela, quindi se vi avvicinate fate toccate le semiali sentirete proprio l'affondo, quasi toccando ho utilizzato un po' l'alluminio e poi le pale, che ancora oggi sono realizzate sempre in legno in alcuni velivoli, privo di ammortizzatori per l'atterraggio. Questo è un esemplare che è conservato al museo della Leonardo a Caselle ed è stato portato qua per l'occasione. Ancora oggi si trovano queste forme che vedete un po' così su alcuni caccia stealth, per andare a riflettere o comunque minimizzare la traccia anche fisica del velivolo. Guardate la strumentazione, quella, se non vado errato, il primo strumento che vedete è della Jaeger o Jaeger. E poi la cosa interessante è quella, alla fine. Questo è il simulatore dell'Eurofighter, vedete, è fatto simile ad una piattaforma inerziale dove c'è la rotazione completa della cabina. Piattaforma inerziale è uno strumento, poi ve lo spiegherò magari meglio, che consente di sentire il livello del velivolo rispetto poi al terreno. E quindi c'è una rotazione che avviene con un sistema di ingranaggi su più assi e consente di avere sempre lo zero rispetto al piano, per avere le indicazioni anche sull'orizzonte artificiale del pilota qual è il suo riferimento a terra. Questo è un bel evento, ragazzi, io vi consiglio di venire a Torino non solo per guardare e visitare la città, ma anche di venire in occasione di queste mostre. Adesso questa è una mostra statica, che questa manifestazione oggi passerà da una mostra statica a un evento, a una manifestazione dinamico, quindi vedremo in volo diversi aerei. Quello per esempio è già volato ieri,
A parte tutto è molto interessante anche insomma per voi, per le vostre famiglie eccetera. Oggi vi ho parlato così di una piccola parentesi di quello che potrete vedere qui e niente, noi ci vediamo al prossimo volo se vogliamo. Ci vediamo alla prossima occasione, iscrivetevi ancora a WatchFan, mi raccomando ragazzi, perché non vedremo solo questi contenuti, sono più incentrato sull'orologeria, però come vedete i collegamenti su questo canale non mancano mai. Ciao a tutti!